Cane Guerriero. Con un po' di ritardo, ma siamo dentro, ci siamo. Buonasera, benvenuti. Buonasera, benvenuti. Siamo dentro. Siamo sulle frequenze più originali della Riviera, Radio R9, The New Radio, 106.1 a San Benedetto del Tronto, poi tutte le altre le trovate sui nostri Facebook. Ma la cosa più importante è che siamo dentro e a noi piace. Emiliano, non cominciamo subito, siamo in diretta dal vivo, da dove? Allora, ragazzi, stiamo trasmettendo dalle magiche frequenze di Radio R9, siamo live dal Caffè 24, centro di San Benedetto del Tronto. Quindi chiunque non abbia mai visto una trasmissione radiofonica vera, simpatica, in diretta, venga qui a trovarci, che il caro Genziani fa dei cocktail allucinanti. E siamo già pieni, già pieni, e tra un po' saremo anche di più. Ma tu ti rendi conto che sono venuti a trovarci quattro amici di Norcia, ragazzi? Facciamo un applauso agli amici di Norcia. Quindi vi ringraziamo perché siete venuti qui a vedere la realizzazione di Facciamo l'amore di lunedì 30, perché oggi è lunedì 30, ancora sì, per un paio 30. Di ore, sì, perché sì, Facciamo sì. L'amore è l'unico programma radiofonico che fa bene all'amore e fa bene all'umore. Ragazzi. Un altro applauso. Allora, poi volevo ringraziare tutti i partner che insomma ci sostengono anche durante la settimana, che sono il, ovviamente parto dalla cosa più importante, diciamo dalla cosa che mi sta più a cuore, ma diciamo la verità, da chi mi paga lo stipendio, Pipidisco Dinner, bravo Pipidisco Dinner, grande serata sabato scorso con Max Brigante. Sabato prossimo, ragazzi, è l'anniversario del Pipidisco Dinner, 35 anni e 35 centimetri per Daniele Marinelli, quindi un applauso a Pipidisco Dinner. Vedi come gira la voce? Poi, altro partner importantissimo, Nova Vita Beach di Giulianova, ogni domenica sera, l'aperitivo stupendo, aperitivo lungo. Poi volevo ringraziare anche Simone Saturnia, che dalla prossima settimana metterà in palio una cena per due ogni lunedì sera per il vincitore della rubrica che ormai fa storia, che è Linchiamoci d'amore, la rubrica di Marinelli. Mi sento? Certo che mi sento. Poi volevo salutare e ringraziare per il sarto del carnevale che ci sostiene, regalandoci, perché non abbiamo i soldi per pagarli, quindi ci regala i costumi. Siamo che poveri. Ogni settimana servono per la realizzazione del video promo, quei video che vi fanno ridere, che vi fanno sbellicare, quei video da 7000 visualizzazioni, quello vecchio, perché l'ultimo ha fatto veramente vomitare anche me stesso. Ma dai, per favore, era un promo di passaggio. Poi chi altro ringraziamo? Allora, io volevo ringraziare altri Facciamo l'amore partner, che sono il mercoledì al Tarabrush, la serata si chiama After the Love, ci sono anch'io e tutti i ragazzi, Andrea Brandimarti, Mauro Neroni, adesso non sto qui a citarli tutti, ma un grandissimo staff. Poi il venerdì, guarda caso, la coppia si ripropone, Emiliano Guerriero, al Rap Pack di San Benedetto, al centro di San Benedetto del Tronto, una serata molto divertente che si chiama All You Need Is Rat, ispirata. Ma veramente si potrebbe chiamare Strappa Mutante. Eccolo qui. Gente, non cominciamo, c'era. Emiliano. Poi volevo salutare, qui proprio mi si impone, perché questa è la settimana gold. Praticamente sabato riapre il Jonathan Disco Beach, quindi casa mia. Torna il Jonathan, torna sabato Jonathan. 5, grande apertura, me lo state chiedendo tutti, torniamo. Visto che il Guerriero saremo grandi tantissimi. Aperture, specialmente di gambe, tutti quanti. Emiliano, non cominciamo subito. Allora ragazzi, io vi ricordo i contatti, già i messaggi ci stanno veramente sovrastando, ne sono arrivati tantissimi. Passiamo un microfono 9. Ad... quanti ne abbiamo? 9. No, messaggi, abbiamo molti di più, Emiliano. Cioè, siamo partiti adesso, in ritardo, già 9 messaggi. Questa è solamente la schermata. Allora, è questa schermata. Dunque, contatti 366 70 52 110. Ci potete scrivere sms, WhatsApp. In diretta, ragazzi, leggiamo i vostri messaggi ora. In diretta, l'ho detto veloce, 366 70 52 110. Poi ci potete trovare, buonasera Lella, ci potete... Qui è tutto live, ragazzi, Caffè 24.
104 frequenza di Radio R9, sulle nostre pagine Facebook, e quindi parliamo della pagina di Radio R9 The New Radio, poi la pagina di Facciamo l'Amore e la pagina di Guerriero Guerriere Emiliano Ferracuti. Scaricate l'app TuneIn, si scrive TuneIn, tutto attaccato, perché mi hanno bacchettato quelli della TuneIn. Io dico TuneIn con la pausa in mezzo, invece si scrive tutto attaccato. TuneIn. Se scaricate quest'app, nella casella di ricerca ricercate Radio R9, potete sentire tutta la trasmissione in streaming. Poi puntata viene pubblicata dai nostri grandissimi redattori, quindi da Graziano, da Jessica, da tutti i ragazzi che lavorano a Radio R9, su YouTube, il loro canale, di solito il mercoledì mattina. Perfetto. Allora, Emiliano, vuoi lanciare il nostro nuovo contest? Indovina. Prego. Indovinello. Cercate di riuscire a capire dalle tre parole che ora vi dirà Guerriero quale sarà il video promo della prossima settimana, che penso che anche esso verrà pubblicato mercoledì. Sì. Allora, quali sono le parole chiave, caro Guerriero? Coccodrillo. Volare. Indiani. Che cosa si vince? Il libro di Massimo Brighini. Si vince il libro. A sua scelta, Swim Switch o Swim Sweet. E occhio ragazzi, perché poi ce lo dirà anche lui, sta scrivendo Sea Star, il nuovo libro. Il terzo libro di Massimo Brighini. È una cosa a sé, non è un proseguo degli altri, esatto, due, è una cosa a sé. È un esperimento. Che si legge piano piano, basta entrare nell'evento Facebook, giusto? Giusto, basta entrare su Facebook, arrivare alla mia pagina, c'è l'evento e ci sarà un capitolo ogni due giorni. Ma guarda, io ogni tanto ci do una sbirciatina, lo sai, mi sta affascinando, solo che non c'ho mai tempo. Ma Emiliano mi dà una sbirciatina quando deve masturbarsi. No, allora, Emiliano, non cominciamo! Abbiamo cominciato malissimo. Diciamo le cose come stanno, Guerriero. No, non si può dire sbirciare. Era qua che ti aspettavo. Ti do appuntamento tra due minuti alla presentazione di Emiliano. Ti do appuntamento. Rimani qui su queste frequenze. Allora, te lo ricordo: coccodrillo, volare e indiani. Se riesci a capire qual è il tema del nostro, non è difficile, nuovo promo. E quindi immaginate, scrivicelo al 366 70 52 110. Compleanni, vogliamo dire i nostri compleanni, ne Emiliano? Sono parecchi, anche ne sono veramente tanti. La nostra amica Eleonora Candelori è stata anche nostra ospite, grande ospite Eleonora, lo sapevo che andavi a parare lì. No, Emiliano, sì, effettivamente grandi, però non è quello che caratterizzava il personaggio. No, la caratterizza quello. Io manco non mi ricordavo che si chiamava Eleonora. Emiliano, sei terribile. Spero che i nostri amici di Norcia abbiano capito chi è la persona seria della coppia. Io. Dunque, Mattia Capriotti, no, il nostro DJ che suona insieme a me lì al TAR il mercoledì. Scusa Guerriero, si parlava di te? Prego. Sì, ma non potevamo dirlo. Claudia Vetero, nostra amica Arianna Bruni, Alessia Macellari. Tantissimi auguri a Mr. Gaz, Andrea, organizzatore di eventi pop della zona, Alessandro Cole, Cristiana Gatti e poi dicevamo Daniela Rastelli. Dico bene? Tanti auguri anche a Cristiana per i suoi 21 anni. Sì, 20-21. Massimo 21. Cristiano, un bacione grandissimo. Emiliano, ci corre l'obbligo di salutare anche i famosi. Compleanni famosi. Guarda, ce ne sono tre facili. Ridley Scott, grandissimo regista di Blade Runner, Alien, The Martian. L'ultimo, poi Billy Idol, era un mio idolo negli anni 80, adesso ci avrà 80 anni. Billy Idol. Ma chi è che non conosce sto Billy, ragazzi? E poi Fabio Fazio, insomma, il presentatore che tutti conoscono. Allora, Emiliano, adesso ti passo la parola. Devo dire delle cose importanti. Per tutti coloro che ci stanno ascoltando sulle frequenze della Radio 9, voglio ricordarvi che Facciamo l'Amore non è un programma adatto ai più piccoli. Questo è sì un programma comico. Noi ridiamo e scherziamo parlando di amore e sesso, ma non è assolutamente un programma adatto ai più giovani. Quindi, ragazzi, se avete meno di 18 anni, rubate le chiavi della credenza del vostro papà, prendete il rum invecchiato di più anni, ubriacatevi. No! Masturbatevi guardando YouPorn, ma non ascoltate a noi e non ci rompete le palle. Bravo. Genziani, fai una camomilla di Emiliano, per favore. Portaci un americano, grazie. Buonasera Vittoria. Allora, quindi ricordiamo a tutte le minorenni amiche di Emiliano, amiche speciali di Emiliano, di andare a letto, che non è più ora amiche di ascoltarci. Amiche minorenni di Emiliano che non esistono, però nel caso voi assistiate.
Dopo il nostro programma, quindi dalla mezzanotte e 6 minuti in poi, noi volevamo ricordarvi che Radio R9, ragazzi, va in crociera, perché Radio R9 non lavora nessuno, lavoriamo solo io e Guerriero, che stiamo qua come due stronzi. Siamo noi a fare la diretta! Esatto, ma dove sta in crociera Radio R9? Allora, Radio R9 sta veleggiando, ti piace veleggiando? Sta veleggiando verso Corfù Malta, da quelle zone lì, zone veramente terribili, state lontani da Corfù. Su una splendida nave, dal nome? Sì, Costa Deliziosa, ragazzi. Costa Deliziosa. Costa Deliziosa, cioè Radio R9, addirittura... Intanto ciambellotto portato da ragazzi, siamo una trasmissione proprio tradizionale, casareccia. Casareccia. Grazie Lella, ti vogliamo bene. Grazie veramente Lella, ancora auguri. Dove sei che ti ho perso? Eccola là. Allora, dai, ci siamo, come siamo? Sì, sì, sì. Allora, aspetta. Una cosa voglio fare. Lanciare i temi della trasmissione. Ah, che ragazzi, ne dici? I temi della trasmissione, importantissimo. Allora, come sempre, ricordiamo ai nostri radioascoltatori che noi abbiamo due temi base. Uno che riguarda l'amore e l'altro che riguarda il sesso, e vi diamo la scelta tra l'uno e l'altro e saranno inseriti nelle domande che facciamo ai nostri ospiti. Che noi inseriamo, ragazzi, noi inseriamo sempre. Soprattutto Emiliano inserisce. Allora, amore, pazzia o razionalità? Pazzia o razionalità? Quindi per tutti gli ospiti presenti, cominciate già a rispondere a voi stessi, perché questa è una domanda che vi verrà posta. Amore, bello. Pazzia o razionalità? Poi magari lo chiediamo anche al nostro patron, il nostro boss, il nostro capo, Sandro. Facciamo un applauso al padrone di R9 e salutiamo l'amico Massimo. Oh, poi dicevamo amore, pazzia o razionalità, sesso ragazzi, sesso, dipendenza o libertà? Dipendenza o libertà, è interessante. Emiliano, guarda, l'atmosfera si sta scaldando, io ti passo la parola e mi devo raffreddare. Allora, prima di iniziare veramente, prima quindi di entrare nel clou della trasmissione, io direi di leggere uno dei tantissimi WhatsApp sono arrivati. Allora, almeno un paio, leggiamo due WhatsApp e poi cominciamo con le presentazioni. Guarda, passo dal secondo perché il primo poi mi stuzzica un altro argomento. Allora, sto insieme ad una ragazza da fine agosto, ma ora comincio a pensare che soffra di personalità multiple. Dottoressa Mosca, mi può consigliare? Allora, innanzitutto buonasera a lei, dottoressa. Psicologa Alessandra Mosca. La nostra sexy psicologa. La parte sana di questo programma. Assolutamente sana, assolutamente sana. Bisogna essere molto cauti quando si fa una diagnosi di questo tipo. Certo. Nel senso che, a parte che non si parla più di personalità multipla, ma di disturbo dissociativo dell'identità. Dissociativo, vabbè, ma... dell'identità. Dissociativo dell'identità. Ho anche una missione, perdonatemi. Può fare un altro lavoro, non è che tutti i psicologi fa dentro la Mosca. Disturbo dissociativo delle identità. Dell'identità. Sì, Emiliano. Quindi, amico, i disturbi cambiano. No, vorrei sapere da questo ragazzo perché crede questo. Guarda, allora io so solo questo di lui, sto insieme ad una ragazza, addirittura evidentemente ha il Tianna sul telefono, sto insieme ad una ragazza da fine agosto, ma ora comincio a pensare che soffra di personalità multiple, puntini puntini. Dottoressa Mosca, e questo l'ha scritto bene, quindi può consigliarmi? Beh, da queste poche righe, anzi da questa una Vabbè, riga nel caso sta ragazza ha questo disturbo, dovrebbe curarsi. Allora, amico, visto che la Mosca va troppo sul cortile, te lo dico io, nel caso dovesse avere un disturbo della personalità multipla, tu trombate tutte le personalità, no! E così la tranquillizzi sta persona. Ho detto no, e voi non lo incoraggiate, per favore. Quindi è fortunata. Oh, sei fortunata. Emiliano ha detto una cosa giusta, perché ogni personalità non ricorda ciò che ha fatto l'altra personalità, quindi lui... Trombatele tutte e quattro, cinque, sei, quante personalità c'è? Assolutamente no, mi dissocio. Una personalità sta in via Barbara Tosatti 3. Una domanda è: ma chi soffre del disturbo del ma fa la dieta dissociata? La dieta dissociata, cioè fa pure la ecco dieta qua, dissociata. Perfetto. Allora, io direi di partire. Sì, Emiliano, guarda, partiamo perché poi ho dei messaggini che mi stuzzicano molto, ma te li leggo dopo. Vai. Allora, ragazzi, è arrivato. Ragazzi, il momento... questo è il momento di stare attenti. È il momento di cominciare con il programma, quindi cominciamo veramente con il clou del programma e ovviamente cominciamo con la presentazione dei membri della Family con
coloro che partecipano ogni settimana alla realizzazione di questo programma, ovviamente come Mariella in maniera passiva. Bene, bene, bene. Allora, quindi comincio presentando lui, il mio socio radiofonico. Ormai ha intrapreso la strada della redenzione, ha infatti deciso di disintossicarsi. Droghe? No, no ragazzi, non fraintendiamo. Il suo problema è semplicemente la figa. Un problema, un problema che lo ha portato ad un passo dallo squilibrio psicofisico, ad un passo dal fallimento economico, ad un passo dalla disperazione e dalla depressione. Sì, signori, perché lui la figa la sognava, la bramava, lui respirava figa. Emiliano? Suo cuore batteva in codice Morse ripetendo in continuazione F-I-G-A, figa, no, figa, basta! Sempre quello, ma ora basta, hai ragione, ora basta, ora l'amore gli ha dato l'equilibrio, ora l'amore è per questo che lo vediamo diverso, ora lo vediamo sulla strada della guarigione e adesso arriva, arriva. Arriva, arriva, sta arrivando, lo so, lo so. Me la sento qua. Nella sua guarigione sente la libertà di poter dire sì, sono guarito, viva la Patonza. Eh no, devo dire sono guarito e senza dover sempre fossilizzarmi su lei, sulla figa. No, e così basta! ha cominciato a prendere coscienza di questo, cominciando a scrivere poesie brevi che ora ne cito 3-4, sì, ne cito qualcuno. Quando il sole va a calare è il momento dell'orale, prima della colazione viva la masturbazione, perché il giorno sia divino deve iniziare ovviamente con un pompino, mentre tutti giocano all'otto mi faccio fare un bel chinotto per il sesso più fiorito. Beh, l'ingoio è preferito, si è sempre fatto. E quindi ora che lo vediamo diverso, ora che lo vediamo sulla strada della guarigione, lo andiamo a presentare, il Napo della figa, il premio Oscar della perversione, il Bob Marley dell'eccesso sessuale, la voce più calda di Radio R9, ex vocal surfing Guerriero Guerrieri. Impappinato su Radio R9, io ho capito figa, non lo so. Allora, come sempre sei un bastardo, ma io non sono da meno. Buonasera e benvenuto pubblico, come sempre mi rivolgo a voi donne. Come state, cucciolotte? Ancora convinte che quel bell'imbusto del direttore possa innamorarsi di voi? Illuse, non lo farà mai. Lui è inaccessibile, inarrivabile, inavvicinabile, intoccabile, imprendibile, inavvitabile, infiammabile, infiammabile, inalabile, inaugura. Vabbè, mi sono fatto prendere un po' la mano. Ma il senso l'avete capito, donne? Lui è inanellabile, nel senso che non potete mettergli un anello se non quello che non si mette al dito. Quello sì. Ma se proprio volete insistere, se proprio siete convinte di volerlo conquistare a tutti i costi, è bene che almeno lo conosciate a fondo. E qua entro in gioco io. Ogni settimana vi racconto la sua leggenda, così che potrete avere il quadro più chiaro possibile su di lui. Nella scorsa puntata vi ho raccontato di come ha cominciato a fare i soldi con le catene di centri commerciali con nomi simili a quelli esistenti. Ve li ricordate? La Coop era l'Antop, il Penny Market era il Pussy Market, l'S Lunga era il Culas è Lunga e l'Eurospin era l'Eurosquirt. Ma dove ha collocato questi imponenti edifici? Dove? Non ci crederete mai, donne, lui gli ha costruito delle vere e proprie città intorno. Città a tema, signori, con nomi simili alle città più belle e famose del mondo. Sì, è così che Barcellona, nel suo immaginario monotematico e malato, diventa Sbattellona, città principalmente abitata da chi predilige una botta e via. Sbattellona! Praga, signori, è immeritatamente diventata Sbraga! Dedicata agli amanti del sesso hardcore, violento e furioso, appunto Sbraga. È così che Amsterdam diventa Masturbam, città che diciamo si predilige in fase adolescenziale, nonché dimora stabile del poeta Marinelli, Masturbam. Eccoci qua.
Bangkok, signori, diventa Bamboccio, dedicata ad un pubblico più giovane e inesperto. Budapest, amici, diventa Sburaprest, città dove l'eiaculazione precoce non è un problema né un crimine. Donne, avete fretta ma non volete rinunciare ad una sana sbatacchiata nella pausa caffè, trasferitevi a Sburaprest. Mutui a tasso agevolato concessi alla velocità di uno schizzo. Io sto male. Stai male. E non poteva mancare una città esotica da mille e una notte, dove fantasticare su incontri particolari con vista sul retro. Infatti, dopo aver visitato in gioventù la splendida Istanbul, il direttore non poteva non fondare Istacool, l'unica città dove te lo mettono nel culo e poi lo postano su Instagram. Giorriero, tu sei deficiente, io non c'ho più... Ci siamo, amici, il remita della vagina, l'impresario della vulva, il mecenate della fregna, un grandissimo applauso a Emiliano Ferracuti. Emiliano, tu ci stava curando adesso. Allora, io mando un appello agli alcolisti anonimi. Vi prego, ragazzi, Guerriero fa passi indietro, non avanti, quindi cercate di curarlo un po' meglio. Comunque, andiamo avanti. Andiamo a presentare un altro membro importante, ma una membra. Tanto recupero 10 anni, aspetta. Hai cambiato 3 volte colore. La vita le ha dato tutto, bellezza, simpatia, amicizie e l'amore della famiglia. Solo di una cosa non si può, anzi, solo di una cosa si può lamentare, che non è ermafrodita, perché almeno così avrebbe potuto fare tutto da sola. Lei è la sexy gelataia, Anna Moccanu! Buonasera Anna, come stai? Buonasera, è acceso il microfono? Sì. È acceso. Buonasera Anna, buonasera. Andiamo avanti. È la più richiesta dai locali alla moda. È la più seguita dalle radio nazionali. È la più blasonata dai negozi di vestiario. Ed è la più amata dai carrozzieri nella provincia di Ascoli e Teramo. La fidanzata d'Italia, presto in dolce attesa, la sexy commessa Anna Laura! Buonasera, per la dolce attesa dovremmo avvertire un attimo la parte principale. Buonasera Nino. Scusatemi ragazzi, Nino è ricoverato in ospedale. No, Nino è passato dallo stato di accoppiato a single su Facebook, non so se significa qualcosa. Dopo glielo chiediamo allora. Buonasera. Buonasera cara, buonasera. Allora, lui è il Daidan 3 della scrittura. Protettore di parole e pensieri, paladino della pergamena e del papiro. Il suo potere deriva dalla fantasia e dal buon gusto. Difenderò la lettura con l'aiuto dei miei libri e con il Daidan 3. Se non avete paura di questa potenza, fatevi avanti. Lui è lo scrittore Massimo Brighindi. Buonasera a tutti, stasera in ottima compagnia. In ottima compagnia, ma poi presentiamo assolutamente anche lei. Presentiamo. Ora è ora di presentare il poeta di questa trasmissione. Su quel ramo del lago di Como, onde mi trovavo a cercar frescura, uscì dall'acqua una bella creatura e nuda che la cella mi venne dura. Ma ella si avvicinò tutta bagnata, il membro mi guardò impressionata, poi volle assaggiar la mia banana ed io la suonai come una campana. Ore di sesso spudorato, il membro venne ammaestrato, si mise a 4 zampe come un mulo ed io le sfondai il suo bel culo. Lui è insomma poeta, Daniele Marinelli! Emiliano, cosa dire Emiliano? Grazie. Veramente, non ho parole. Presentazioni così, veramente. Bonjour finesse. Con chi gioca? Bonjour finesse? Col Manchester. Allora, andiamo avanti. Le piace lo sport, ma non le piace sudare. Le piace la palestra, ma non le piace sudare. Le piace la sauna, ma non le piace sudare. Colei che ha inventato il buco sul pigiama per dormire mentre il marito se la tromba. Il genio dell'assenza di fatica, l'inventrice del vivere senza sforzo, la bellissima Alice Melody. Buonasera Alice. Buonasera cara. Concludiamo. Ne ha fatti 2 di buchi sul pigiama ultimamente. Due, uno davanti e uno dietro.
Prima andavano di moda gli attori e lei li psicanalizzava. Poi andavano di moda i cantanti e lei li psicanalizzava. Poi siamo passati alla moda dei calciatori e lei ovviamente li psicanalizzava. Ed ora vanno di moda gli chef e lei li psicanalizza. Ragazzi, mettiamoci d'accordo sulle mode, perché lei non è che può darla via a tutti. È con noi la parte sana di questo programma, la sexy psicologa Alessandra Mosca. Buonasera, buonasera, vai Emiliano, portiamo una birra a Emiliano per favore, se ne fatte solo 8, fammi la nona che poi ci penso io, dai. Allora, prima di passare alla presentazione dei grandi ospiti di questa serata, io volevo leggere questo messaggio che dice: sono innamorata di due... Sono innamorata di due ragazze. Non riesco a scegliere tra di loro. È possibile che il mio cuore sia diviso in due? Alessandro! Ah, però! No, il cuore non è diviso in due. Aspetta, Alessandra, ti rileggo il messaggio. Sì, sono innamorata di due ragazze. Ok? Ok. Quindi, no, per darti un quadro preciso della situazione. Il quadro è completo. Io vorrei fare il quadro. Volevo dire a questa ragazza che può capitare di provare un sentimento per più di una persona. Spesso c'è chi dice che noi siamo semplicemente condizionati da delle norme culturali che ci impongono, diciamo, dei comportamenti socialmente accettati, quindi essere monogami, eccetera, eccetera. Però può anche capitare un momento di confusione, quindi sono certa che in un modo o nell'altro riuscirà a trovare... Quindi la nostra amica si deve chiarire le idee, dici tu, cioè il tuo consiglio è quello? Ma il consiglio è che con il tempo capirà, almeno che non è... A meno che una leccata di qua, una leccata di qua... Ma esatto. Il problema è non si vuole. Una, tu volevi dire una forbice qua, una forbice là. Sì, ma io sceglierei chi la lecca meglio. No! Così fai tu. Anna! Allora, amica, per favore. Anche tu sei la parte buona del programma. Scusatemi. So che non è bello, però sì. Non è etico, eccetera, eccetera. Però le consiglio di frequentarle entrambe e poi decidere. Ottimo, bene, bene. Bene, bene. Ottimo consiglio, direi. Allora, intanto buonasera Davide, buonasera Alessia, benvenuti. Ciao Davide, ciao Alessia. Qui il Caffè 24 si sta riempiendo, riempiendo a dismisura. Si sta riempiendo. Emiliano, allora, io direi di partire con i primi due ospiti. Assolutamente. Tanto visto che...